Perfetto, ricominciamo. 3, questa volta buona. Sì, è già partito ridendo, però. No, sto sorridendo, sto sorridendo. Ride, facciamo 4, va? No, controlla la ripresa. 4. Rinnovare un successo è una missione difficile, ardua. Peugeot però a Ginevra ci sta provando, perché ha portato finalmente la nuova 208, un'auto che è senza alcun dubbio uno dei più grandi successi degli ultimi anni per il marchio del Leone, ultima erede di una gamma che in 30 anni ha conquistato i cuori di tantissimi appassionati grazie alle sue caratteristiche, alle sue capacità di essere un'auto compatta ma sportiva allo stesso tempo. Ce le ha tutte lei praticamente. Quindi, cosa è cambiato nella 208 per questo 2015? Ma è cambiato che si rinnova a soli 3 anni dal lancio commerciale nello stile esteriore, grazie ai nuovi proiettori anteriori, al nuovo frontale, ai proiettori posteriori. Rimane il cuore della macchina, cioè il famoso Peugeot Eye Cockpit, cioè disegnato intorno al conducente, volante di dimensioni ridotte, cruscotto in posizione rialzata, touchscreen da 7 pollici, ma soprattutto si rinnova nel cuore, cioè nei motori, una gamma interamente Euro 6 con motori diesel Blue HDI e benzina PureTech e THP. Quindi l'eccellenza per quanto riguarda i motori, l'eccellenza per quanto riguarda i consumi e le emissioni. Il 1600 Blue HDI emette solo 79 grammi di CO2, è il motore termico, la vettura termica più risparmiosa e meno inquinante al mondo, quindi un vero successo da questo punto di vista. E si rinnova poi con delle personalizzazioni, perché la nuova 208 vuole essere anche un veicolo il cliente può personalizzare, quindi dalle 13 tinte, qui vediamo il colore di lancio, l'Orange Power, ma anche dalle personalizzazioni interne, in maniera tale che uno possa cucirsela intorno la vettura. E poi esistono le serie speciali, cioè delle versioni specifiche della gamma, come la GT Line, che su motorizzazioni tradizionali arricchisce dal punto di vista stilistico, sportivo e dinamico la vettura, con sedili con imponture rosse, interni particolari, con gli esterni che vengono caratterizzati in maniera sportiva. E poi esiste la 208 GT, abbiamo parlato dei 30 anni da 205. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 30 anni del Mito GT, il Mito GT si rinnova nella nuova 208, grazie alla 208 GTI e poi quella che è la chicca, la 208 GTI by Peugeot Sport, quindi una vettura di serie prelevata dai tecnici di Peugeot Sport e rielaborata in funzione ancora più corsaiola, assetto ribassato, carreggiate allargati, freni a disco maggiorati, un propulsore da 208 cavalli, differenziale autobloccante e torsione, veramente il know-how di Peugeot Sport sulla nuova 208.